No, vabbè. Come è stato? 3-3, insomma, partita stranissima, bellissima, però insomma, primi minuti per te, no, col nuovo mister, entri dopo poco, fai gol del 3-3, insomma, penso una grossa soddisfazione, dimmi che sensazioni hai adesso. Sì, della partita, come hai detto tu, difficile parlare perché sotto quella pioggia, dove ci sono state due squadre che hanno cercato fino alla fine di vincerla, normalmente su un 3-3, gli ultimi 5 minuti magari cerchi di tenere un po' la partita, nessuna delle due squadre ha voluto, voleva il punto, diciamo. No, sicuramente contento per il gol, per il pareggio, perché era importante oggi non perdere, credo che meritavamo almeno il pareggio, quindi sicuramente molto, molto contento. Ma se l'angelo lo prende in rovesciata, vince. Infatti, Nessuna idea di Molinari. gli ho detto, non è che è stato, cioè, era il bell'assist che faceva, il primo assist che facevo in carriera, mi sa, che non avevo mai fatto un assist in vita mia. Quindi ho detto, dovevi farlo almeno. No, là mi è rimasta la palla dietro, l'ho visto che era partito e ho cercato di, magari l'ho dato un po' più lunga di quello che dovevo, però niente, come ti dicevo, abbiamo cercato fino alla fine di cercare di vincere la partita perché penso ce lo meritavamo. Sì, non sono mai partito. No, non con lei, mister. No, 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 dai, no. Sinceramente, siamo tanti. So che è difficile per il mister gestire 32 giocatori. E non solo, perché sono 32 giocatori che credo, almeno dal mio punto di vista, meritano di giocare tutti. Se tu li vedi il giovedì, che magari siamo in tanti, alcuni rimangono fuori, entrano dopo, danno la vita per la squadra. Si vede Tommy, domenica ha giocato poco, Cogno aveva fatto gol, ho già giocato, ha fatto doppietta, Cogno è entrato, ha dato tutto. Rolfini, che secondo me è un giocatore strepitoso, che farà carriera perché è un ragazzo che ha una forza impressionante. Alagna, che è un ragazzino nella riunione, fa sempre gol, e in più tutti gli esterni, i 300 esterni che abbiamo, è dura giocare per tutti, però l'importante è farsi trovare pronti, come dice sempre il mister, e cercare di sommare per la squadra. Grazie.